Buongiorno e buona domenica, edizione straordinaria del nostro telegiornale per aggiornarvi sulle ultime notizie riguardanti il nubifragio che si è abbattuto sul Gargano, con particolare riferimento alle zone di San Marco in Lamis, Peschici e Vieste. Come abbiamo già avuto modo di informarvi nel corso dell'edizione di Nuovo Giorno delle 7:30 di questa mattina, che vi avevamo anche detto della morte, del ritrovamento del corpo del 24enne, appunto della zona, ed anche delle ricerche che sono ancora in corso dell'anziano 70enne. In questa edizione straordinaria abbiamo dei contributi da farvi sentire. Quello più importante lo abbiamo registrato pochi minuti fa con il collega Felice Lariccia del sito samarcoinlamis.eu, che è la testata che sta seguendo praticamente da giovedì notte tutta la vicenda legata non solo a San Marco in Lamis, ma evidentemente a tutte le altre zone del Gargano coinvolte. Ascoltiamo la testimonianza che abbiamo registrato telefonicamente pochi minuti fa. Sentiamola insieme. Bene, questa è la testimonianza di Felice Lariccia, collega del sito www.sanmarcoinlamis.eu. Naturalmente continueremo ad aggiornare la situazione ed ad informarvi. Noi naturalmente ci risentiremo nel corso di questa giornata ancora con dei flash di informazione e poi con le nostre edizioni straordinarie e poi da domani con la nostra edizione, nuova edizione di Speciale News a partire dalle 7:30. È tutto, grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.